Mi chiamo Luigi Liguori, ho 59 anni, quasi 60, vengo dalla questura di Matera e ho accettato questo incarico conferitomi dal signor capo della polizia con entusiasmo. Si presenta così alla stampa Luigi Liguori, da oggi questore di Pescara, succeduto a Francesco E quindi Misiti che è andato in meritevole, sì, pensione. ieri. Arriva dalla Basilicata e in via telematica causa restrizioni ammette di dover ancora conoscere bene il territorio. Inizierò dalle piccole cose, ha detto il neo numero uno della polizia pescarese, e non mi sottrarrò ai giudizi della cittadinanza. La prima sfida che Liguori dovrà affrontare riguarderà necessariamente il periodo delle feste natalizie, durante le quali le forze dell'ordine sono chiamate a redarguire ed eventualmente sanzionare chi non rispetta le regole anticontagio. Io vedo la polizia a fianco del cittadino. I nostri agenti saranno a fianco dei cittadini. Non andremo lì, credo che avete fatto questo fino ad ora, l'ho fatto anche a Matera. Non andremo lì a mostrare i muscoli nei confronti del magari del ragazzino che in quel momento gli si è calata la mascherina. La voglia di socializzare ce l'hanno tutti, ce l'ho pure io, si figuri. Avrei voluto vedervi nel mio ufficio oggi e magari stringervi la mano. La pandemia c'è e non è. Dobbiamo cambiare i comportamenti nel concreto e lo devono fare anche i cittadini. Perché se noi viviamo il rito del Covid, tra virgolette, come un rito, come se fosse un'espiazione, come se fosse una messa, e poi io vedevo alcuni dei miei funzionari che prima parlavano tutti, non qui a Pescara, parlavano tutti assembrati vicino alle porte, poi entrava il questore e si distanziavano. Cioè, il distanziamento sociale purtroppo è un modo di vivere, lo stiamo sperimentando sulla nostra pelle e noi dobbiamo aiutare i cittadini a viverlo. La voglia di stare insieme c'è, ma purtroppo credo che bisogna stare con le famiglie strette. Quindi noi staremo a fianco, ci faremo vedere per strada. Daremo dei suggerimenti, solo nei casi in cui c'è una protervia, c'è una riluttanza esplicita, ovvero una contestazione palese e manifesta nei confronti delle forze di polizia, in quel caso saremo costretti ad applicare le sanzioni. Certamente la mattina non farò statistiche di quante multe per le mascherine abbiamo comminato. Questo non significa che non combineremo le multe.